Oggi, sempre merito di Bernardino Galgano, ho conosciuto Fulvio Moscarittolo che stava Ma per me è lavorando un piacere, è un qui a un piacere. quadro di Papaveri. Papaveri. Lei nasce come pittore o come scultore? Diciamo come pittore. Quando ero piccolo mi veniva a 5 anni, con un chiodo facevo disegni vicino alle pareti. Come trovavo una parete bianca, allora incidevo, mi piaceva di Il disegnare i segno cavalli. ai I cavalli. cavalli, non lo so perché, a 5 anni già i miei primi gesti sono per quanto riguarda la grafica, l'arte, cioè. Poi da più grande cominciavo a rubare le lenzuola a mia madre. Mia madre teneva poche copertelle, lenzuoli perché per coprirci l'inverno. Io li avevo avuto anche regalati dagli americani dopo la guerra. E io che facevo? Rubavo qualche lenzuolo, lo tagliavo e mi facevo i quadretti e dipingevo. Il Cominciai a telaietto. dipingere. E allora uno zio mio scoprì questa passione e mi iscrisse alla media dell'Istituto d'Arte di Avellino. C'era la media annessa, come pure qua, a Litri. E allora cominciai ad entrare in questa disciplina che secondo me è una delle più belle che Dio abbia La creato. pittura o l'arte in genere? La pittura, poi all'Istituto d'Arte cominciai la mia formazione. Divenne ceramista, lavorai presso uno studio di un grande maestro che è Guarini di Avellino. Lui ha i pezzi in tutti i musei d'Italia. E questo è il mio primo quadretto che feci ad 8 anni, lo trovai a casa in uno scantinato. Ebbi Folgorazione, no? insomma, questa passione per il colore, per l'arte. Dalla mia finestra si vedevano queste case con delle baracche. Io non è che feci solo questo, ne feci altri. E poi l'ho trovato in una cantina a casa, dopo tanto tempo, e allora insomma, suscitò una certa emozione perché avevo perso le tracce di questo Non mi periodo. ricordo. Poi con l'Istituto d'Arte partecipavo a delle mostre e insomma mi è sempre entrata questa passione. E la ceramica La quando una ceramica in scoperta, diciamo. realtà io quando frequentavo l'Istituto d'Arte facevo ceramica, cioè una... E niente, poi dopo l'Accademia delle Belle Arti, però non l'ho completata, ebbi la nomina, allora c'era una grossa possibilità che col curriculum si poteva entrare e accedere all'insegnamento all'Istituto d'Arte, questo nel 69. E io in realtà feci domanda a Calitri e ebbi la nomina per l'insegnamento di plastica ed educazione visiva. Riuscii a integrare l'insegnamento con esperienze personali fatte qua nello studio. Migrante che aveva trovato, diciamo, La aveva fortuna fatto lì. fortuna all'estero e poi dedico a Calitri questo monumento all'emigrante e io l'ho sviluppato strutturalmente in questo modo, con un piedistallo, qua ci sono 3 pannelli in bronzo ad alto e basso rilievo e più questo personaggio che parte Con la con la tipica valigia, valigia di un po' cartone, così, quello che questo rappresenta proprio l'emigrante. l'emigrante, però c'è il periodo, diciamo, in relazione agli anni 40, agli anni 30, insomma, dopo la guerra o prima la guerra. Oh, sì. E questo qui adesso si trova qui giù a Calitri. Calitri, sì. Questo lo, diciamo,
ho impiegato un anno per farlo. Sì, quello che ho visto giù, realizzato in bronzo. In bronzo, sì. È a misure naturali, sì? No, sì. È un poco più grande, perché poi il bronzo, quando viene esposto all'esterno, mm-hmm. la figura umana non deve essere mai a misura reale, ma deve essere sempre più grande, perché... se viene messa su un piedistallo, se è in misura reale diventa un sì, è vero. È un fatto prospettico, sì. Deve essere sempre realizzata con un modo da dare sì. le proporzioni visive, insomma. Sì, esatto. Quando cominciai a scoprire il colore, c'era un cunicolo dove passava l'acqua. E c'era nell'acqua della sabbia e argilla, io la prendevo questa argilla, la modellavo, mi piaceva modellare, per esempio mi facevo i pastorelli per il presepe da piccolo e questi pastorelli li mettevo sotto al fuoco e poi si spaccavano in realtà, e c'era questo trasporto per queste cose artigianali come questi pastorelli per il presepe. Poi cominciai a scoprire il colore, qualcuno mi regalava, degli zii che avevano capito, mi regalavano delle scatole di colore e io poi cominciai a dipingere con questo sistema, cominciai a capire poi, andando a scuola, entrai in quello che era lo spirito dell'arte, perché tu con lo studio della storia dell'arte, dai greci ai romani, a tutta la tipologia dell'arte nei secoli, ho capito che come funzionava, insomma, ecco. Le idee sono personali, chiaramente. Il poeta che scrive la poesia è preso dalla composizione soprattutto, ma e dà sempre un senso attraverso la grammatica, i canoni, io ho usato i canoni visivi, gli altri usano altri canoni, però i sentimenti di una persona passano automaticamente attraverso, a me piace raccontare attraverso la materia, raccontare le storie, le cose, le sensazioni mie. Attraverso il colore, attraverso l'ho intitolato colloquio, sono due elementi. Un elemento più spirituale che tende a salire, questa piramide può essere un fatto un poco religioso, diciamo, però esprime una voglia di salire, come fosse una piramide alta. Un'elevazione dello spirito. Un'elevazione dello spirito, bravo. Mentre questa è un poco più catastrofica, sta figura. Nasconde il male. Sì, infatti adesso mi scusi se intervengo, sì. Ma le do una mia lettura. Sì. Questo mi sembra proprio un urlo, una cosa di disperazione. Sì. Può essere. Ma nasconde come un uccello rapace, sempre stilizzato. Che nasconde qualche cosa di negativo, non di positivo. E c'è questo colloquio, questa lotta tra il male e il bene. Questa in realtà potrebbe essere, poi ognuno a me interessa sperimentare questa argilla tutta maltrattata, ossidata. Qua è un'argilla particolare diventata nera. Poi questa base ad incastro dà un senso di monumentalità a queste due figure. Io non a caso nelle mie composizioni grafiche ci sono delle situazioni. Questo qua è un urlo disegnato. Non la tolgo la carta. Sì, lasci pure. È un urlo disegnato. Non le faccio vedere un altro. Mm-hmm. E
Il cavallo, cioè, sempre questa passione di. Infatti, quando tu hai detto il cavallo, io ho pensato subito al cavallo decapitato a Borgo, quello sul cuscino. Ce ne sono ancora altri. Ecco qui l'urlo, ma ce n'è un altro qua. Ce n'è un altro. L'urlo non di contestazione, ma di liberazione. Qualcosa che noi, ognuno di noi, si porta dentro. Dentro. Vorrebbe esplodere a un certo punto, urlare. Cioè, ma io sono un tipo tranquillo, ma sono tematiche che vengono spontanee. Non mi sono mai. Non sono un rivoluzionario dell'arte, non voglio spaccare, dividere. Avere, per essere artista, essere un grande intellettuale oppure un concettuale. No, io sono. Le mie sensibilità escono normali, da esigenze interiori, chiaramente, però. Niente di, diciamo, di costruito, no. Preparato, bravo, pensato, bravo, sì. Quello che gli viene proprio dal cuore, sì, da sì. Queste forme qua sono design, sono degli oggetti di arredo,